Andamos al stabilimento. Andiamo allo stabilimento. Così dicevano i ragazzini negli anni d'oro dell'Alas, quando era considerata la fabbrica per antonomasia. L'Alas, unica azienda tessile importante non solo per il centro Sardegna, ma per tutta l'isola. Il marchio Alas aveva un buon nome in tutta Italia. Le coperte prodotte erano di buona qualità e ad un prezzo accessibile. Ma ciò non è servito a tenere aperta la fabbrica. I consiglieri e gli amministratori della regione, che si sono succeduti, hanno cercato di tenere in vita questa fabbrica che nei tempi migliori aveva in organico fino a 400 persone. Ci furono proposte, mai prese in seria considerazione dalla regione, per creare strutture di commercializzazione delle coperte, ma a poco si abbandonò la produzione tradizionale delle coperte. Nel 1986 si decide la privatizzazione dell'Alas, che porterà alla chiusura del vecchio stabilimento. Nel 1989 e dal trasferimento della produzione dal centro urbano alla nuova zona industriale di Tossilo. Il 9 febbraio 1939 è costituita una società anonima sotto la denominazione Gruppo Lanario Sardo per la valorizzazione autarchica delle lane di Sardegna. Con questa dicitura si intendeva che tutta la lana sarda sarebbe stata privilegiata e utilizzata per la produzione di orbace e per la confezione di divise militari. I soci fondatori furono
Sebregondi Cerani Conte Dottor Camillo e Degrada Dottor Pietro, che possedevano rispettivamente 250 azioni per un totale di 500 azioni, a lire 100 ciascuna. L'8 marzo 1939 il dottor Degrada cederà le proprie azioni alla società ALAS, l'anonima lanaria sarda, per tessitura orbace e lavaggio lana. Ed il conte Sebregondi cederà le sue al lanificio Rossi. Inizialmente il lavaggio alla cernita della lana sarda, che si rivendeva pulita per l'imbottitura di materassi e per tessere tappeti, erano le uniche attività della fabbrica. Nel 1940 entra in funzione il reparto tessitura con 12 telai in legno e si produceva orbace e coperte commissionate dall'esercito. In questi anni Mussolini visitò lo stabilimento. Aspetteremo per salutarti ancora, bel soldatino ritorna vincitore. Mammine non piangete, vostro figlio partirà, codine sorridete che lo sposo tornerà, il vostro soldatino con amore stringete al cuore. E mentre che lui... La signora Elena Ortu afferma che parte della produzione, ramendo e rifinizione delle coperte veniva fatta a domicilio o da una sorta di cooperativa che aveva sede a Santa Croce. L'apertura della fabbrica ebbe un impatto sociale molto forte. L'assunzione, per lo più di donne, che tradizionalmente erano destinate ai lavori domestici o della campagna, aiutò a cambiare la mentalità. Prima una donna era costretta a sposarsi per avere un domani assicurato. Lavorare all'ALAS era importante perché rendeva indipendenti ed era una soddisfazione dare un aiuto economico alla famiglia, dice la signora Tettaledda, assunta nel 1946. Non avevo ancora 14 anni quando compilai la prima domandina. L'impiegato mi disse che ero troppo minuta e che non poteva chiudere un occhio sull'età. Per altre avevano falsificato la data di nascita. Tornai alla fabbrica, che secondo le voci del tempo non era un posto per ragazze per bene, l'anno successivo, all'insaputa di mia madre. Fui assunta subito e mandai a dire a casa che mi mandassero qualcosa da mangiare. Entrai nel 1945 con il cartellino numero 314 nel reparto tessitura.
come tessitrice percepiva uno stipendio migliore che negli altri reparti. Il primo salario fu di 830 lire. Così racconta la signora Angela Pani. Anch'io ho lavorato per 2 anni, fino al 1947, nel reparto Spole e Bode. Ma l'anno ci fu una riduzione del personale e tennero mia sorella, poiché tenevano solo una persona di una stessa famiglia. Così dice la signora Maria Pani, sorella di Angela. Nel 1969, a 15 anni e mezzo, sono entrata in fabbrica, prima nel reparto lavaggio, poi alla tessitura. Allora si trovava ancora lavoro e non si terminavano gli studi per entrare in fabbrica. Nonostante i tempi, però, le donne, quando si sposavano, lasciavano il lavoro. Era considerata ancora una vergogna lavorare fuori casa anziché pensare alla famiglia. Gli uomini in fabbrica, poi, avevano sempre un trattamento privilegiato e solamente negli anni si è raggiunta la vera parità. Così testimonia la signora Roccu. Nel 1943 ci fu un'interruzione dei lavori poiché dei macchinari furono distrutti sotto i bombardamenti al porto di Livorno. Sempre in quell'anno anche le operaie dell'ALA scorsero al rifugio quando Macomer fu bombardata. Il completamento e la messa a regime di tutti i reparti avvenne dopo la fine della guerra. Nel 1946 il dottor Cortiana, del gruppo Lane Rossi, introdusse altri 12 telai, più moderni ma non nuovi. La sirena suonava 20 minuti prima dell'inizio del turno e annunciava l'inizio e la fine dei turni e delle pause, scandendo la vita della fabbrica, ma anche quella del paese. All'inizio di ogni turno si timbrava il cartellino. In qualche reparto, prima di mettersi al lavoro, si recitava una preghiera. Iniziava la vita della fabbrica, prima col turno spezzato e in seguito col turno unico, con mezz'ora di pausa. I rumori e le scintille dell'officina. Gli esami di qualità e di resa della lana nel laboratorio chimico.
C'era l'inconfondibile odore del reparto lavaggio, il vapore, il fumo e il caldo. Si lavava la lana succida comprata dai pastori. La lana veniva pesata prima e dopo il lavaggio. La lana veniva poi passata nell'essiccatore. Con un nastro trasportatore passava poi alla cernita. La lana veniva selezionata soprattutto in rapporto alla lunghezza della fibra. La lana passava poi alla tintoria e da qui alla cardatura, che si effettuava con gli assortimenti di tre carde, dove il vello passava successivamente per ottenere una migliore parallelizzazione e pulizia delle fibre. Dopo la cardatura, dei campioni passavano alla pesa. La filatura vera e propria avveniva col filatoio, che poteva essere quello intermittente o self-acting e produceva le bode, oppure quello continuo o ad anello,
e produceva spole più lunghe. C'era poi la torcitura. Venivano anche preparate le matasse da vendere al dettaglio. La prova di rottura concludeva il ciclo della filatura. Si preparavano i subbi con il pettine, l'orditoio e la cantra.
Nel reparto tessitura lavoravano all'inizio solo le donne, in seguito anche gli uomini. Mente e braccia e concentrazione per questo lavoro faticoso, talvolta pericoloso, che si svolgeva tra il fragore assordante dei telai. Intorno al 40, il signor Carlesso, chiamato il Tedesco per la sua severità, aveva tenuto un corso di formazione per le prime tessitrici. Quando venne assunto nuovo personale, la maestra, così veniva chiamata la tessitrice anziana ed esperta, insegnava alle nuove. Nel 1946, con l'arrivo di un nuovo dirigente, il dottor Cortiana, che addirittura preparava le schede per il telaio, la figura della maestra fu abolita. Alle operaie più anziane venivano affidati i nuovi disegni che poi avrebbero insegnato alle più giovani, che risentirono molto delle differenze generazionali, come sottolinea la signora Roccu. Nel 1952 l'Alas entrò in piena produzione a ritmi forzati, grazie anche a una legge per il Mezzogiorno che privilegiava la produzione di coperte al sud. Il gruppo Lanerossi, pur avendo la sede principale a Schio ed avendo allora la maggioranza delle azioni dell'Alas, si avvantaggiò di questa legge che consentì la produzione di coperte per i ministeri. I turni diventavano di 10 o 12 ore e si lavorava anche di notte per rispettare la data di consegna e non pagare così la penale. Oppure, quando la maggior parte dei telai era impegnata nella produzione di coperte militari e si era costretti ad utilizzare un numero limitato di telai per produrre per altri mercati. Dalla tessitura le pezze passavano al rammendo, si correggevano gli eventuali difetti delle pezze, ma si faceva anche una stima dei difetti delle coperte prodotte a domicilio per determinarne i compensi. Nella folleria si lavavano le pezze di tessuto che col lavaggio si restringeva e diventava più compatto. La ramosa asciugava e stirava il tessuto. Venivano stampati sulle coperte i vari marchi richiesti, che poi venivano ricamati. Thank you.
La fase successiva, con il garzo vegetale prima e con quello metallico poi, aveva lo scopo di sollevare più o meno il pelo del tessuto e renderlo uniformemente soffice. Le pezze passavano poi alla rifinizione. Venivano tagliate, spazzolate, rifinite col punto cavallo e nastrate. Confezionate a seconda del mercato ed immagazzinate. C'era anche la sala mensa in cui ci si riuniva per la pausa. Si consumava il panino portato da casa o comprato da Ciccio Babbai. Prima della fine della guerra, il signor Cardarelli, un responsabile, e gli operai, che nel tempo libero si improvvisavano attori, misero in scena delle commedie come Zio Baddori. Le rappresentazioni erano aperte anche agli esterni. Molti ricordano il viaggio premio del 1953 allo stabilimento della Lanerossi a Schio, dove spesso gli operai sardi seguivano anche i corsi di formazione. Nel 1956 il gruppo Lanerossi, per una crisi finanziaria, manifestò l'intenzione di chiudere l'attività e fu costretta a cedere la maggioranza delle azioni alla regione sarda, non avendo trovato altri acquirenti privati. Nel 1958 l'ALAS viveva una grave crisi economica. La regione sarda voleva chiudere la fabbrica. Iniziò l'occupazione della fabbrica per 12 giorni, giorno e notte. Ci fu anche il sostegno della popolazione che visitava e portava notizie agli occupanti. I negozianti offrirono pasta, olio, caffè, zucchero ed altri generi alimentari. Le suore del Cottolengo misero a disposizione la cucina per preparare la pasta che veniva poi portata in fabbrica. Don Peana andava a celebrare la messa. Le donne erano accampate nei reparti di rammendo e rifinizione, gli uomini un po' ovunque. Si ricamava, si discuteva, si giocava a carte. Solo agli 8 giorni si poté andare a casa a Scaglioni per fare un bagno. Al momento si impedì la chiusura. Così raccontano Elena Ortu, Angela Pani, ex sindacalista della CISL, e Teta Ledda. Le parole ricorrenti per descrivere quegli anni di lavoro in fabbrica sono fratellanza, solidarietà, armonia e litigi, come quelli di ogni famiglia. Le parole, il racconto, lasciano trapelare la passione, la competenza e l'amore per il proprio lavoro,
L'Alas è stata anche questo. Thank you.